Ci siamo? Rocco Barone, allora, cosa è cambiato rispetto alla passata stagione? Ah, sono cambiate tante cose, i giocatori, l'ambiente, come dire, la voglia, l'umiltà, tante cose, sono cambiate tante cose. Come ogni anno, oltre ai giocatori, cambiano anche tante cose, quindi in meglio quest'anno, ad essere sinceri, quindi sono contento. Un Rocco Barone è più che mai determinato anche a riprendersi l'azzurro. Sì, un Rocco Barone stramotivato a fare bene prima di tutto qui con la Tono Calipo e dopo poi a fine anno tireremo giù le somme. Mi auguro che Berruto si stia informando su quello che stiamo facendo, su quello che sto facendo e spero di continuare così ovviamente. Su quello che state facendo anche con il tuo compagno di reparto Simone Buti, con il quale è formata una coppia particolarmente affiatata. Sì, con Simone ci conosciamo da tanto tempo, soprattutto grazie alla Nazionale. Sono contento e felice di averlo qui con me in squadra perché è un giocatore straordinario, oltre che una grandissima persona. Quindi questo è tutto vantaggio, prima di tutto, nostro, da Tonno Calipo, ma se dovesse succedere anche in Nazionale, doppio vantaggio da Tonno Calipo, perché dal punto di vista dell'immagine è una cosa sicuramente straordinaria. Quindi speriamo di fare bene qui insieme. Tu che sei ormai una bandiera di questa squadra, dove può arrivare questo Tonno Calipo? Ma dove può arrivare? Io sono molto scaramantico, quindi non voglio pronunciarmi. Però mi auguro il più in alto possibile. Adesso siamo secondi in classifica, provvisoriamente, perché bisogna vedere cosa fa Trento nei recuperi che dovrà fare. Però non lo so, io mi auguro di arrivare nei primi 5 posti, dai, te lo dico così. Però è chiaro che è difficile, perché il campionato di Serie A è sempre molto complicato. Però a fine anno poi vediamo dove possiamo arrivare, dove siamo. Adesso però si va in casa di Castellana. Castellana adesso domenica c'è un avversario veramente complicato, perché Castellana non so da quante sconfitte arriva consecutive, quindi saranno stramotivati a cercare di vincere, di portare a casa l'intera posta in palio. Noi sappiamo che è una partita secondo me molto più complicata rispetto a quella di domenica contro Ravenna, perché Castellana è un campo veramente complicato, loro daranno il massimo, però noi siamo in forma, secondo me. Anche se domenica contro Ravenna non è stata una partita tecnicamente bellissima, però a parte il primo set credo che gli altri due siano stati anche abbastanza monotoni, forse la gente si è anche un po' annoiata. Però alla fine l'importante era vincere, noi abbiamo vinto, adesso domenica ci aspetta una battaglia, come sono tutte le partite in Serie A, però siamo pronti.